In seguito alle grandi inondazioni di Parigi, Lulu si nasconde nel cabaret degli orrori, dove inventa un nuovo numero. Ecco, un minuscolo graffio è sufficiente. Pochi istanti più tardi, il soggetto... Mentre il barone di Bois-Robert cerca di eliminare i suoi nemici, Lulu cerca degli indizi che dimostrino che lei sia l'erede dei Lanier. Devo trovare alcune risposte. È un certificato di battesimo. Finalmente conosco la data del mio compleanno. Grazie ad un ciondolo abbandonato da Lulu, Gabi capisce che lei è ancora viva. La ragazza con la maschera di cuoio. Grazie, Toby. Con questo certificato di nascita potrò provare finalmente a tutti chi sono. Conosco solo uno che rischia di non amare gli scherzi se gli prendi il suo castello. Bois-Robert. Alla fine potrò vendicare tutto il male che ha fatto. Devo far vedere questo documento a Gabi. Lui mi potrà aiutare. È fuori questione, piccolo. È vietato vedere Gabi. È sicuramente sorvegliato dagli uomini di Bois-Robert. Nessuno deve sapere che sei viva finché la verità non verrà a galla. Non ha tutti i torti. Però nessuno ti conosce. Oh! Ah, ancora una missione per il povero Toby. Ma sappiate, duchessa, che è l'ultima volta. Gabi lavora al giornale Le Clairon. Ci passerò prima dello spettacolo di stasera. Rassicuratevi, signorina, nessuno mi riconoscerà. Questa volta, nessun gatto ti salverà la vita, mio caro. Che cosa volete? Vostro padrone, un giovanotto affascinante, mi ha chiesto di portare questo sacchetto a lui. Il poverino mi ha spiegato lui lavorare duro tutta la notte. Non mi ha avvertito. Ho ricevuto l'ordine di non lasciare entrare nessuno. Datemi le vostre castagne, gliele porterò io stesso. Bisogna fare attenzione, castagne molto calde. Oh! Oh! Signora, state bene? Il mio cuore fa troppo freddo! Oh mio Dio, le mie castagne! Lasciate che vi aiuti. Non è più per la vostra età, signora, a fare l'ambulante. Le castagne ti stanno sullo stomaco, si direbbe. Mia età, ma ti sei visto? Bene, dove si nasconde quel maledetto giornalista? La tua ora è arrivata. Non capisco perché Toby non sia già qui. Lo spettacolo sta per cominciare, ne sai qualcosa, Lulu? No, perché me lo chiedi? Pensi che sia la sua confidente? Oh, non mi state nascondendo qualcosa tutti e due?
Gabby, attenzione! Crepa, maledetto! Lascialo! Prendi questo! Ma chi siete? Appena in tempo. Barone Wolfgang Ulrich von Tamerfield. Come voi, un fedele amico di Lulu e il suo compagno nello spettacolo Al cielo. Al cielo? Sì, signore. Il cielo è il cabaret degli orrori dove Lulu è stata accolta nella nostra confraternita di mostri. Mi ha incaricato di consegnarvi nelle vostre mani il suo atto di nascita trovato nel castello di Lagny. Ma dov'è? Oh no, che cretino! Ma... è caduto nel fuoco! Ma che cosa ho fatto? Senza di questo Lulu non può far niente! Prendi! Attenzione! È sufficiente per ora, me la pagherai, Cerenko! Gabby, presto, sta scappando! Stai bene? È solo un piccolo graffio, ma non lasciarlo scappare! Io vado. Avvertite Lulu che verrò a vederla. Sono finiti, amico. Addio! Allora, amico, non ti stacchi da lì? Non ce la faccio più, cado! Guarda Robert, lui molto contento. Cane rognoso alla fine è morto, ma finalmente è meglio tu finire viaggio da solo. Addio! Raimon, mi avevi promesso di non fare più il pazzerello a letto. Desolato, signora. Non avrei detto di no, ma vado un po' di fretta. Allora, Raimon, fa qualcosa! Sì! Non vi preoccupate, sono solo di passaggio. Riprendo la mia strada! Vedrai dove ti porto. Tuo caro amico sarà terribilmente contento di rivederti.
un gesto sparo. Tu essere caduto in bocca di lupo. Tu riconoscere bella casa. Qui, tu avere più nessuna chance. Non mi interessa un bel niente. Perché ti ho sotto tiro, amico, e ti farò pagare la morte di Victor Duchesne. Ah, sì, avanti, non oserai, Pivello. Ti sbagli sul mio conto. Io sono con occhi freddi, io sono assassino. Tu nient'altro che miserabile giornalista. Di le tue preghiere. Tu essere troppo cattivo attore, non dotato per teatro. È quello che vedremo. Pietà! Il prossimo colpo è per te se ti muovi. Il rumore getterà sicuramente lo scompiglio nel quartiere ed attirerà la polizia. Che succede qui? Guarda, Robert, che bella sorpresa. Alla fine fermerò voi ed il vostro sicario. Di cosa parlate? Desolato, ma non lo conosco. Ma è il signor Chase? Basta così, Marguerite. Rientrate immediatamente. Non voglio che prendiate freddo. I gendarmi. Almeno questa volta non sono arrivati invano. Benvenuti, signori. Va tutto bene, signor Barone? Ci hanno riferito di colpi d'arma da fuoco. Capitate a proposito. Sono stato io a sparare. Quest'uomo è un pericoloso terrorista ricercato da tutte le polizie. Si chiama Cerenko. E lui è... Vi ringrazio, giovanotto, per essere riuscito a fermare questo ladro che stava per introdursi nella mia casa. Chi? Fermo. Fermo. Grazie, ragazzo. I miei rispetti, signor Barone. Non dimenticate di passare al commissariato per fare la denuncia. Andiamo. Ci rivedremo. Avanti, canaglia. Forse vincete questa piccola battaglia, ma credetemi, non vincerete la guerra. Proverò che siete voi a muovere i fili. Ah, non contateci troppo. Cerenko non dirà niente. Io ho degli appoggi in Alto Loco. Non sapete chi state attaccando. State prendendo molto freddo, ma non vi proporrò di entrare a prendere qualcosa di caldo. Sono certo che rifiutereste, e non mi resta altro che augurarvi una buona notte, mio caro giovanotto. Io ritorno a dormire. Spero che avrete degli incubi e che sognerete le vostre numerose vittime. Esattamente, ma questi sono sogni molto dolci e molto gradevoli. Buonanotte. Ancora nessuna notizia di Toby? Avrebbe già dovuto essere di ritorno. Sempre niente. Se mai verrò a sapere che quel nano della malora se n'è andato al caffè, io... Ecco un'idea per uno spettacolo. Il nano strangolato dalla donna barbuta. Su, tutti ai vostri posti. Lo sostituirò all'entrata. Che mi succede? Avrò preso freddo, sto bruciando. Ma che idiota che sono! Come ho potuto far bruciare l'atto di nascita di Lulu? Ho cercato di farlo ragionare e di prenderlo con le buone, ma evidentemente a lui non gliene fregava nulla, anche se gli avevo appena detto cosa ne pensavo. Allora gli ho detto: se mi cercherai, mi troverai. Che succede? Attenzione! Tutto a posto, ragazzo? Non sono un ragazzo. Smettetela di carezzarmi la guancia. So che non sono molto grande, ma è lo stesso. Mi scusi. Su, un piccolo ricostituente non ci farà male. Sarà per la prossima volta. Ma un favore da chiedervi. E non potete rifiutare dopo aver tentato di assassinarmi. Entrate, entrate! Venite a tremare, venite a fremere! Niente risparmiato al cabaret degli orrori!
Fatevi venire la pelle d'oca davanti all'innominabile, davanti all'atroce, davanti all'orribile. E coloro che hanno il cuore fragile si astengano. Buonasera, signore, benvenuto. Grazie, signora. Tra i numeri di stasera, Lulu... Se Lulu è qui stasera, come tutte le sere da una settimana, da quando venite a vederla, andate. Per un cliente così fedele come voi, signore, stasera è gratuito. Entrate, signore e signori. Venite a piangere con la piccola Lulu, la scorticata diva che piange delle lacrime di sangue. Eccoci, siamo arrivati. Oh, non posso, mi gira la testa. Vi aiuterò io. Ancora alcuni posti liberi prima dell'ultima rappresentazione della serata. Oh, Toby! Oh no! Che è successo? Non lo so, signora. Credo che sia proprio malato. Oh, Toby! Il mio Toby! Allora, Toby, fai attendere i clienti? Non è amoreggiando tra le braccia di Gertie che faremo... Non sto bene per niente. Signore e signori, la rappresentazione è annullata. Provvederemo a rimborsarvi. Tutta questa strada per niente. Non è giusto. Tutto questo tempo. No, allora. Scossatevi, lasciatemi passare. Cos'ha il nano? Toby! Serve un medico. Scusate, signora, ma è vero il mostro che avete tra le braccia? C'è un medico in sala, ha bisogno di aiuto! No, ma... Sì, mio padre è dottore e io studio medicina, ma forse vi posso aiutare. Lulu, devo parlare a Lulu. Lulu, voglio vederla, per favore. Sì. Chiamatela. Dov'è Lulu? Oh mio Dio, Toby! Mia piccola Lulu, ho fatto una grande stupidaggine. Perdonami il tuo atto di nascita. Calmati. Oh, no. C'era un russo orribile. Ha cercato di assassinare Gabi. Gliel'ho impedito. Toby! Mio Dio, aiutateci! Allontanatevi, signorina. Voi gli impedite di respirare. Siete un dottore? Quasi, signorina. Ha tutti i sintomi di una polmonite fulminante. Con un'infezione. Bisogna che la veda! Lasciatemi passare, signore, allora! No, non capisco di che parlate, signore! Non insistete, per favore, signore, fermatevi! Sei qui, Lulu! Gabi, sei arrivato! Grazie, Max, è un mio caro amico. Bene, vi lascio. Mia piccola principessa. Ma che cosa ci fai qui? Perché porti questa maschera? Lei è sfigurata, ha avuto un incidente. Cosa? Te lo spiegherò più tardi. Ora occorre... Che cosa? Non lo sappiamo. Mi ha salvato la vita. È Cerenko che l'ha ferito. Era destinato a me. Oh, con che cosa lo ha fatto? Con questo. Ho una piccola idea. Vediamo se è giusta. È sfortunatamente ciò che pensavo. A cosa pensate? Questa lama è ancora ricoperta di veleno. Su un essere umano i sintomi sono quelli di una polmonite fulminante e si deve fare molto, molto in fretta se vogliamo avere la minima possibilità di salvarlo. Che cosa si può fare? Devo assolutamente procurarmi questo veleno. Devo riuscire a fabbricare l'antidoto perché questo sarà sicuramente essenziale. Posso essere utile? No, grazie. Il paziente ha bisogno di bere tanto. Ritornate al cabaret e abbiatene cura. Vi raggiungerò dopo che la pozione sarà pronta. Povero Toby. Non avrei mai dovuto mandarti là. Ti supplico, non lasciarmi. Mia duchessa, non ti lascerò mai. Mi piace troppo la tua compagnia. Oh, mia piccola Lulu.
come sta? Lotta contro la morte. Bisogna farlo bere. Quel giovane dottore ci porterà un antidoto. Toby è stato avvelenato. Sì, da una lama che era destinata a me da parte del nostro caro amico Bois Robert. Ancora lui? Allora ucciderà tutte le persone che io amo, tutto per colpa mia. Non dire così. Però è la verità. Senza Toby e gli altri sarei morta. Sono loro che mi hanno raccolto dopo l'inondazione. Ma allora è stato per l'inondazione che tu... Aiutami. Ma il tuo viso non ha nulla. Ho avuto così tanta paura. Era un'idea di Toby, perché nessuno mi riconoscesse. Charu, che fai ancora? Preparo una pozione medicinale, padre. Che cos'è questa storia? Hai visto l'ora? Io devo salvare qualcuno, se volete saperlo. È sicuramente ancora uno di quei pulciosi che frequenti e che ti pagherà con calci nel sedere. La vita di un uomo è in gioco e io l'aiuterò. Oh, mio povero Charles. Ciò che bisognerebbe curare è il tuo difetto di dizione e la tua anima contorta. Trascinerai ancora il nome di famiglia nel fango, frequentando dei posti malfamati. Dimmi quando diventerai responsabile, Charles. Il piccolo dottore è tornato. Ho l'antidoto. Guardate, dorme profondamente. Ora il suo organismo ha bisogno di recuperare. Domani sarà tutto sano come un pesce. Come avete trovato questo antidoto? Bisognava prima di tutto trovare il veleno. Allora Toby è salvo. Come vi potrò ringraziare? Io sono felicissimo di aiutarvi, signorina. Non conosco nemmeno il vostro nome. Allora non avete ricevuto i miei fiori, signorina? Siete Charles de Restanclier? Sì, sì. No. Sì o no? Io sono il conte Charles de Restanclier. I miei omaggi. Arrivederci, signore. Che strano personaggio quel Charles di non so più che. Ha salvato la vita a Toby. E ti invia fiori. Sei geloso? Geloso? Io? Perché? Perché si direbbe che tu lo sia. Lulu, ho creduto che fossi morta. L'idea di non rivederti più mi faceva così male. Era insopportabile. Fino al giorno in cui ho trovato il tuo ciondolo nella fontana. Anche tu, Gabby, mi sei mancato. Mi sei mancata tanto. Nel prossimo episodio... Il fantasma di Lulu. Siamo oggi a due teste in missione perché Lulu, che voi avete martirizzato, trovi infine la tanta meritata pace. Questa lettera era destinata a padre Menard. Arriva dagli Stati Uniti. Leggila. Vorrei che mi parlaste di lei. Siete la sola persona che mi avvicina ad averla conosciuta. Tua madre era la migliore amica che ho mai avuto.